Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Supercalcio. Oggi saremo qui per parlare di Macedonia, Paesi Bassi un pochettino, ma soprattutto di Austria-Ucraina, Ucraina-Austria. Allora, la partita che ci interessava di più a noi era Ucraina-Austria perché la vincente andava contro di noi agli ottavi. La vincente è stata proprio l'Austria, sinceramente non me l'aspettavo perché l'Ucraina era, cioè, ha fatto vedere qualcosa in più contro i Paesi Bassi, contro la Macedonia non ha fatto male, però vabbè, la Macedonia dai, era un po' scarsa sulla carta, poverina, perché io tifavo per lei anche, la simpatizzavo, ma è così, era comunque una delle cenerentole di questo europeo. Quindi l'Austria vince 1-0. Non ho visto la partita, anzi non l'ho proprio seguito, ho visto soltanto il risultato. E diciamo che è andata nel miglior modo possibile all'Italia, esclusa la Macedonia. L'Italia è andata nel miglior modo possibile. Quindi Italia-Austria a Wembley, secondo me sono fiducioso, passiamo. Poi ai quarti bisognerà vedere perché molto probabilmente beccheremo il Belgio. Però dai, col Belgio ce la possiamo giocare, forse loro hanno qualcosa in più in attacco, ma ce la possiamo giocare. Poi parliamo di Paesi Bassi, Macedonia. Allora, non è che non l'ho vista manco quella perché ero in giro io. In pratica vince 3-0 l'Olanda, i Paesi Bassi. Però oggi non parlerò del risultato. A parte che ha fatto doppietta Wembley e il gol dei pai, però oggi parlerò di questa partita su Pandev, grandissimo calciatore per me, anche perché ha vinto il triplete con l'Inter nel 2010. Se lo meritava di andare all'Europeo, ed è stato lui a segnare il gol decisivo della Macedonia contro la Georgia. Quella partita la vidi io. Poi la Macedonia è andata all'Europeo, però con gli sfavori del pronostico. E infatti alla prima partita in realtà non è che ha fatto un brutto europeo, perché se pensiamo, certo, i risultati alla fine ha fatto due gol, esserci lì è un miracolo per loro, fare due gol lo è ancora di più. La prima partita l'hanno persa 3-1 contro l'Austria, è vero, però hanno pareggiato 1-1 fino all'80esimo, poi hanno preso due gol e ha segnato Pandev. Poi nella seconda partita hanno perso soltanto 2-1 con l'Ucraina, hanno fatto un gol anche, poi con la Macedonia, cioè con i Paesi Bassi, hanno perso 3-0. Pandev si ritira dal calcio macedone, al 69esimo che è uscito hanno fatto una standing ovation, poi i calciatori dei Paesi Bassi hanno fatto una maglia dei Paesi Bassi con scritto Pandev sopra, bellissimo. Pandev si ritira dalla Macedonia, un po' mi dispiace sinceramente, anche perché a quanto pare vorrebbe ritirarsi proprio dal calcio giocato, anche se ha detto che forse potrebbe fare un'altra stagione a Genoa o anche in un'altra squadra, deciderà nei prossimi giorni se fare soltanto un'ultima stagione o ritirarsi dal calcio. Bene ragazzi, detto questo, noi ci salutiamo qua, ci vediamo in un prossimo video con Supercalcio, però prima che me ne vado mi sono dimenticato di dire che la Svizzera è in pratica qualificata, mentre l'Ucraina è in pratica fuori perché né Scozia né Croazia dovrebbero vincere, dovrebbero pareggiare tra di loro e la Spagna deve per forza perdere con la Slovacchia per far sì che passi l'Ucraina. Ciao!